Ciao ragazzi, allora in molti ultimamente mi avete chiesto di farvi vedere come faccio il semipermanente a casa da sola, quindi oggi voglio farvi un video appunto dedicato in cui vi spiego quali prodotti utilizzo e come li utilizzo e voglio darvi anche qualche consiglio che secondo me nessuno dà o comunque non se ne parla abbastanza. Come sapete qui in Olanda tutti gli estetisti sono chiusi da ottobre scorso, forse novembre, quindi per fortuna ho tutto il kit per fare il semipermanente da sola e penso di essere diventata anche modestamente parecchio brava perché ormai è da un po' che lo faccio da sola, quindi vi lascio al tutorial e un bacio. Queste sono le cosine di cui abbiamo bisogno, adesso le vediamo nel dettaglio. Nel frattempo nel box informazioni troverete tutti i link per acquistarle. La prima cosa è la lampada a raggi UV, questa appunto l'ho presa su Amazon ma vi metterò i link di tutto. Poi abbiamo bisogno del nostro smalto semipermanente, quello che utilizzo io oggi è di Top Notch ed è in colorazione 247 ed è questo bellissimo nude molto molto naturale che ho già applicato sull'altra mano, ho la mano tutta un po' oleosa perché ho applicato l'olio per le cuticole. Poi abbiamo bisogno per il nostro smalto di top coat e base coat, quindi una sarà la base che applichiamo sotto lo smalto colorato, l'altra l'applicheremo sopra per sigillarlo. Poi se dovete rimuovere lo smalto semipermanente che avevate prima avete bisogno del Soak Off Remover, questo di Mesauda, e questo invece sempre di Mesauda è il cleanser che utilizzeremo alla fine per sgrassare l'unghia. Poi avete bisogno di queste salviettine piccoline che però non lasciano residui, non lasciano pezzettini di cotone sull'unghia. Poi io utilizzerò alla fine questo olio per cuticole perché le mie cuticole sono sempre super super secche con il freddo qui, specialmente in questa stagione. Ovviamente è uno step facoltativo ma io consiglio di applicare un qualsiasi idratante una volta finito di applicare il semipermanente. E poi abbiamo bisogno di una lima, ovviamente dovete prima dare la forma che volete alle vostre unghie, e poi invece utilizzerò la parte più morbida della lima solo per opacizzare l'unghia prima di iniziare a stendere gli smalti, perché mi avete detto in tanti e l'ho notato anch'io che se non vado ad opacizzare bene l'unghia prima lo smalto mi si toglie in un pezzo unico, viene via, quindi bisogna almeno un pochino opacizzare l'unghia. Poi abbiamo bisogno del Bond Aid, questo è di OPI, vi sto facendo vedere tutto un po' a random non in un ordine particolare. E poi un'altra cosa che vi consiglio è di utilizzare sempre un guanto, basta tagliare la punta per lasciare le unghie appunto fuori dal guanto, però è importante utilizzare sempre un guanto, e questo me l'ha detto il medico dermatologo, per andare a proteggere la pelle dai raggi UV, perché se lo fate ovviamente una volta nella vita il semipermanente non sarà necessario utilizzare un guanto, però se lo fate molto spesso come me ogni 2-3 settimane è assolutamente imperativo, almeno per me, seguire il consiglio del dermatologo perché non voglio ritrovarmi la pelle piena di macchie e invecchiata. Ok, quindi questo è tutto quello di cui abbiamo bisogno, iniziamo, questo sarà appunto il risultato finale. Io utilizzo questo che è un nude di cui sono innamorata. Queste sono le mie unghie senza applicarci nulla sopra, si sono rovinate molto quando ho fatto l'acrilico qualche mese fa, infatti da metà in poi sono rovinate, la parte che è ricresciuta invece è sana ma ci vorrà ancora un po'. Comunque ho semplicemente tolto il semipermanente che avevo prima con il mio remover, ho imbevuto queste salviettine di remover e poi le lascio appiccicate alle unghie con il foglio di alluminio per 10-15 minuti, poi lo smalto viene via da solo. Adesso con la parte morbida della mia lima vado a opacizzare un pochino le unghie, non so se si dica proprio opacizzare ma praticamente vado a renderle un pochino più porose senza esagerare, quindi non vado a rovinare l'unghia, però se non lo faccio appunto lo smalto mi si spella da solo, quindi è imperativo. Adesso vado ad applicare il mio Bond Aid, questo è un pH Balancing Agent, va a sgrassare ancora un pochino l'unghia.
utilizzo gli stessi identici prodotti che l'estetista usava su di me, così sono sicura che siano quelli giusti. E sono prodotti che uso ormai da più di un anno per farmi da sola il semipermanente, mi trovo benissimo. Questo si asciuga in un nanosecondo, non dovete stare attenti a come lo applicate, basta andare un po' a random sull'unghia in modo da ricoprirla completamente, ma appunto si asciuga velocissimo. Ho applicato nel frattempo il mio guanto che mi protegge appunto la pelle dai raggi UV e adesso iniziamo con gli smalti. Vado ad applicare il mio base gel, questo è appunto il base coat. Un po' difficile farvi vedere il pollice con questi quadratura, ma faccio del mio meglio, ragazzi, ci provo. Una delle differenze tra lo smalto normale e quello semipermanente è che lo smalto semipermanente è più denso rispetto allo smalto normale, quindi devo stare attenta a non fare troppo spessore e faccio piuttosto una passata super super sottile. Adesso lampada e la lascio sempre per 100 secondi, che è il massimo, così sono sicura che lo smalto si appunto si asciughi bene. Ok, adesso il nostro base gel è completamente asciutto, possiamo iniziare con lo smalto colorato. Questo è appunto il mio bellissimo nude. Stavo per applicare lo smalto sbagliato perché su questa mano ho applicato il 206. Eccolo, il 206 Misty Rose. L'altro era molto simile ma non era esattamente lo stesso, quindi appunto adesso iniziamo con il nostro smalto colorato. Anche qui sto attenta a fare passate sottili. Come vedete questo è traslucido, quindi non è completamente coprente, ma io lo preferisco così perché con due passate dà un effetto molto molto naturale che non avrei con gli smalti che sono 100% coprenti. Quindi abbiamo bisogno di due o tre passate, vediamo. Lampada di nuovo per il massimo del tempo, forse esagero un pochino, ma ho notato che se la lascio al minimo lo smalto non si asciuga completamente, quindi per essere certa la lascio appunto andare fino ai 100 secondi. Seconda passata di colore, qui naturalmente è opzionale, decidete voi, potete farne una, due oppure tre, forse stavolta ne farò tre perché come vedete è molto trasparente questo colore, quindi per avere una bella coprenza ne devo fare diverse. Lampada di nuovo sempre per 100 secondi. Due passate alla fine sono più che sufficienti, quindi passo direttamente al top coat. Questo è l'Iconic Gloss Gel. Lo applico prima su tutta l'unghia e poi solo sulla punta per sigillare bene lo smalto. Questo è uno step molto importante se vogliamo far durare di più il nostro smalto, quindi ricordatevi sempre 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 di sigillarlo in punta. E adesso di nuovo lampada sempre per il tempo massimo. Ok, adesso abbiamo quasi finito, dobbiamo semplicemente sgrassare le nostre unghie perché in questo momento sono super super appiccicose e uso il mio UV Gel Cleanser di Mesauda. Ne metto un bel po' sulla mia salviettina e poi strofino le unghie per sgrassarle per bene. Adesso possiamo togliere il nostro guanto. Questo è il nostro risultato finale. Adesso vado semplicemente ad applicare il mio olio per cuticole. Vi consiglio appunto di applicarlo sempre quando avete finito. Massaggiamo per bene. Quello che rimane lo applico sul resto della mano, che comunque me l'ha idratata. E voilà, questo è il nostro risultato finale. L'olio adesso è un po' lucido, ma appunto poi si assorbe. Questo è il risultato finale una volta che l'olietto si è asciugato e questo è appunto il nostro smalto semipermanente fatto. Finito. Nicole dal montaggio che vi parla, ragazzi, stavo montando questo video e mi sono resa conto che alla fine non vi ho salutato, non vi ho dato il nostro solito abbraccio e non potevo assolutamente lasciarvi senza, non può mancare il nostro abbraccio, quindi spero che il video vi sia piaciuto, che vi sia stato utile, qualsiasi domanda lasciatemela tra i commenti, mi raccomando che vi rispondo e vi leggo sempre, vi do un bacio gigante, venite qua che vi abbraccio forte 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 e vi aspetto domani sempre puntuali alle 17:30 qua su YouTube. Ciao.